Tutti, io non posso fare altro che dare i saluti e esprimere un incoraggiamento. La tematica è interessante e per me, come, a me chiede soprattutto l'ascolto, la curiosità dell'ascolto. Però ecco, voglio ringraziare per l'iniziativa che vedo che è arrivata già alla terza edizione e mi auguro che ottenga tutti i frutti sperati, soprattutto questa intenzionalità di promuovere sia a livello culturale che poi a livello di relazione tra le istituzioni e per la promozione anche dal punto di vista economico, incoraggiare tutto questo mettendo in campo per quello che è possibile. È stata richiamata prima il compito del vescovo, il compito della comunità religiosa è quello di promuovere soprattutto la dimensione della fede e della cultura della giustizia e della carità. Quindi per me è importante che si vivano tutto questo, do tutta l'adesione possibile da parte del vescovo, da parte della comunità cristiana. La valorizzazione del centro storico non può che essere un obiettivo, direi quasi primario dal punto di vista pratico della Chiesa, perché i centri storici si sono storicamente appunto organizzati intorno alle chiese, in questo caso la nostra Chiesa Cattedrale. In tutte le città è così, e diventando attraverso i secoli come un cuore pulsante poi che si innerva in tutte le altre attività umane e comunitarie. Quindi per me significa anche riandare a queste radici, alimentarle e fare in modo che la fede continui ad essere ispiratrice di tutte le attività dell'uomo, nel senso di pienezza, nel senso di compimento e quindi anche di solidarietà, oltre che di amicizia, amicizia anche civica. Quindi complimenti, auguri e andate avanti così, raccogliendo buoni frutti.